Nina è invisibile ed è colpa tua. Colpa mia? Quella scatola era tua. Come ha fatto a prenderla? E che ne so io? Io non l'ho vista. E la tua scatola allora? L'hai persa, no? Così non possiamo più essere invisibili e questo è colpa tua. Mi dispiace, Korvax. Ma chi ti ha portato a riva? Chi ti ha salvato? Non essere polemico, Timbo. Non sono polemico. Sì che lo sei. No, che non lo sono. Sì che lo sei. No, che non lo sono. Sì, lo sei. Non lo sono. Sì, lo sei. Non lo sono. Smettila, bisogna trovare la bambina. Ah, guardala fuori. Muzzi, è quella la casa? È la casa giusta? Forse, ma non sono sicuro. La scatola nera non funziona e così non lo so. Invece io sono sicuro. Quella è la casa giusta. Ha una porta azzurra e 3 finestre. Andiamo? E ora cosa facciamo? Osserviamo i movimenti del re e poi gli prepariamo una sorpresa. State attenti! C'è Korvax là dentro! È pericoloso! Non temere, non c'è alcun pericolo. Non è affatto vero e io ho paura. Beh, io non ho paura. Perciò ci vado. Adesso! Sto arrivando, Korvax! Attento! Attento, lo prenderò! Apri, Korvax! Con il re! Oh, vostra maestà! Cosa desidero, vostra maestà? Cosa vuole? Vogliamo Amanda! La principessina non è qui! È al palazzo! Qui non c'è nessuno! Nessuno a parte me! E Timbo! Timbo? Mi è venuta un'idea brillante! Facciamoli entrare! Cosa? Tony, il re? E quell'enorme, gigantesco mostro verde? Sì, Amanda è invisibile, non potranno vederla. Ma potranno sentirla. Metterò la radio a tutto volume, così ora nessuno potrà sentirla. Oh, maestà, principessa Silvia, maestà, Don, accomodatevi, avanti! Spegnete quel rompitimpani! No! Cosa ci fai qua? Sono in vacanza. Vengo sempre qui a passare le ferie. Tu eri alla festa! Quando hanno rapito Amanda! Noi siamo partiti prima della festa. Quando siamo arrivati qui, oggi ne abbiamo 3, siamo arrivati... Siamo arrivati ieri! Zitto, Timbo! Siamo arrivati l'altro ieri. Siamo arrivati il primo! Carlo, quanti ne abbiamo oggi? Vediamo. Oggi è il 3. Il 2 era ieri. E il primo era l'altro ieri. Oggi è il 3. Il 4 è domani. E il 5 dopo domani. E poi il 6.
Il 7 verrà. Poi l'8, 9, 10 e l'11 qua. Fino al giorno 31. Poi vacanze per ognuno. Hurra! Hurra! Oggi è il 3, domani ne abbiamo 4 e dopodomani... Corvax, adesso basta! Hanno rapito Amara! Ehi! Cosa c'è? Qualcosa mi ha morso! Qualcosa, Timbo? Qualcuno ti ha morso! Amanda! Ma lei non è qui! Oddio! Abbiamo delle zanzare terribili qui! Era una zanzara! Guardate! Guardate come vola! Basta con le buffonate, Corvax! Ora sentite! Sentite tutti? Avete sentito? È qui, in questa stanza! Mamma! Papà! Dov'è Corvax? Tu lo sai, e anche il tuo amico lo sa. Allora, dov'è? Non lo so! Sì che lo sa! Lo sa! L'ha rapita lui! Taciti! Ah! Ha inventato un congegno! Si preme un pulsante e si diventa invisibile! Ma ora l'ha preso la bimba! Così è invisibile! Ah! Muzzi, tu tieni a bada quei due. Voi invece al lavoro. Cercate sul pavimento. Cercate Amanda. Eccola! È qui! No, no, non c'è. Eccola! È qua! No, presto! È qui! Sono sicura! Non c'è dubbio! Oh! Sì! È qui! Mamma! Papà! Corvax, non la vediamo! Fai qualcosa, Corvax! Io non posso fare niente! La bambina ha la scatola! Corvax ha tanti altri congegni qui! Cosa vuoi dire? Guarda! Premi quell'interruttore! Tira quella manovella! Apri quella porta! Mamma mia! Santo Dio! Smettila! Come osi! Uno di questi con uno di questi. Questo con questo. Questi vanno qua. Ah, ecco fatto. Perfetto. Tutto il giorno il nostro orologio
gira attorno attorno il nuovo orologio. Noi gli andiamo incontro. Or che bello e pronto. È ora di dire ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.